I cavalli allo start, due l'inseguitore a 20 metri sembra buono. Ora il segnale con one bestor che va a condurre, inseguito da Onda Nomala Club e Maverick Vita, con Onda Nomala Club che è la prima che va a presentarsi su One OneBestore. Dopo 200 metri in 15.8 c'è stato l'errore per Pratt. Hall, si insiste e passa. Onda Nomala Club ha speso per superare Wambersdorf. Che si getta di galoppo. E allora, Onda Nomala Club completa il quarto iniziale in 30 secco. Ma con partenza da fermo, la seconda posizione per Pavlov, numero 1 nei confronti di Pari De Musk Che ha all'esterno Maverick Vita. Paplov che anticipa l'avanzata di Maverick Vita e va a rilevare al comando un Anomala Club. Paplov è il nuovo leader dopo 600 metri di gara, scarsi, all'esterno Maverick Vita. Quindi un Anomala Club, pari De Masca, Obelix e Di Celle. Rimasto all'esterno Maverick Vita impegna Paplov che però si oppone. I due fanno andatura e c'è selezione mentre Ovvio Di Azzurra va ad affiancare Obelix e Di Celle. Il primo giro, con partenza da e addirittura in 1-15-2, con Paplov Leader, Maverick T all'esterno, poi ondanomala Club, quindi pari De Masche che anticipa ovvio di Azzurra al cui interno si muove anche Obelis di Celle, la scia di Ovvio di Azzurra è presa da Milagro in coda Wambestorm mentre sbaglia Nishangal. Gruppo compatto ora con Paplov che ha respinto Maverick Vita, quest'ultimo che sembra un po' in difficoltà e retrocede al lato di Pari De che È costretto a scoprirsi in terza ruota. Ovvio di Azzurra che si trascina. Milagro, Paplov leader, inseguito ora da Ovvio di Azzurra. Quando siamo a 500 metri dall'arrivo alla corda, un'anomala club e Pari De Masca Migliora Milagro, poi Obelix di Cella è ceduto nettamente. Maverick Vita, primi. 1600 metri, Miglio in 2-2-4 per Pavlov attaccato a fondo da Ovvio d'Azzurra che sembra prevalente poco prima dell'ingresso in retta d'arrivo e si trascina un Danomala Club che è riuscito a tagliare fuori Milagro, poi Pari De Masche che si muove dalla corda È in vantaggio Ovvio d'Azzurra inseguito da un Danomala Club, poi Paplov, Pari De Masche e Milagro. In vantaggio Ovvio di Azzurra, attaccato ora dall'Onda Lomala Club che scatta, Pari De Masca emerge in terza posizione, Onda Loma, la Club rimonta, Ovvio di Azzurra va a vincere, Onda Nomala Club su, Ovvio di Azzurra e Pari De Masca, ancora quarto, Pavlov davanti a Milagro, 7-8-6, l'arrivo ufficioso dell'ottava e ultima corsa di Capannelle, 2-32-4 sul mio cronometro per gli ultimi 2000 metri di gara, dopo l'avvio da fermo, media Nell'ordine dell'1, 16-3 per, per la vincitrice Onda Nomala Club, Vincenzo D'Alessandro Junior, alla guida la vittoria di Onda Nomala Club numero 7 nei confronti di Ovvio Di Azzurra numero 8 con Pari De Masca al terzo posto, 7-8-6 l'arrivo ufficioso dell'ottava e ultima corsa, appuntamento a venerdì prossimo 11 luglio.